Ben ritrovati amici di Tutto Android, siamo qua a Mariano Comense con questo ragazzone qua al mio fianco, Francesco Facchinetti, e siamo qua per parlare di StoneX One. Oggi proprio in particolare siamo in un giorno speciale. Giorno perché... catartico. Esatto. Diciamo. Io sono contento di avervi qua anche perché ho letto il vostro editoriale abbastanza incalzante. Avrei voluto rispondere all'editoriale con l'editoriale in mano, però facciamo un'intervista e facciamo prima, dai. Esatto, sì, la storia di questa intervista è iniziata proprio dall'editoriale di Irvan, il nostro collega, che è stato andato un po' a punzecchiare effettivamente. Ah, sì, va bene, va però bene. Giustamente. Però vi chiedo di essere più cattivi di quell'editoriale, perché sennò... No, esatto, noi saremo, cercheremo di essere cattivissimi. Perché qua, sennò sì, sono sì. Tutti, volemo se bene, noi sì, invece... No, non va bene, non va allora, bene. Cominciamo subito con la prima domanda. Sì. Allora, in particolare non parleremo tanto dello smartphone, perché non l'abbiamo ancora provato, ci piacerebbe provarlo prestissimo. E quindi non possiamo esprimerci, ecco, in modo lungo sul prodotto. Parliamo però della campagna di marketing che ha tratto ispirazione sicuramente da quella di OnePlus per il suo, ovviamente, per il suo One. Ovviamente. Quello che ci siamo chiesti è, soprattutto sui blog di settore, sulle riviste specializzate, che in Italia non sono molte, ma comunque abbiamo avuto modo di leggere dei commenti, sono stati molti molto critici, perché gli appassionati comunque da OnePlus... per il suo One si sono sentiti anche un po' presi in giro per certi aspetti, per una campagna di marketing molto aggressiva che ha portato a creare delle attese veramente enormi, per cui poi all'uscita ci sono state molte critiche. E quello che ci siamo chiesti quindi è: perché andare un po' a riprendere questa campagna senza e non andandone magari a inventare qualcosa di nuovo, approfittando anche della tua figura così visibile? Guarda, con una grande capacità, indubbiamente grande capacità comunicativa, cioè. Noi abbiamo sicuramente preso molto dalla campagna di OnePlus, ma nello stesso tempo abbiamo preso molto anche da tanti altri. Io ho cercato di mettere in campo la mia vera prerogativa, il mio vero talento, che è quello di essere DJ. Il DJ che cosa fa? Prende delle cose che esistono nell'ambito musicale, le mette insieme e fa ballare la gente. Questo è il mestiere del DJ. Io ho cercato di fare la stessa cosa con questa campagna marketing. OnePlus ha indovinato diverse mosse. Prima di tutto è stato uno dei primi concetti tecnologici riguardano lo smartphone a portare questo tipo di filosofia top di gamma al giusto prezzo. Ovviamente si tratta di un'azienda che ha in sé dei personaggi già noti all'universo tecnologico, quindi non un'azienda nata da due sconosciuti, anche in un mercato molto florido, con una campagna immediatamente worldwide. Hanno azzeccato l'incipit, dopodiché si sono inventati anche delle cose molto virali, che sono state distruggi il telefono per poter avere l'invito. Sì, proprio su questo, tra l'altro, hanno ricevuto veramente tantissime critiche, perché prima da una parte dicono noi vendiamo uno smartphone a un prezzo basso, poi dall'altra distrugge un telefono. Però al giorno d'oggi in questo mercato, per alzare la testa, ovviamente un po' la cresta la devi alzare e devi essere sicuramente politicamente scorretto. Se tu sei politicamente scorretto non vuol dire che vai in giro a picchiare la gente, ma vuol dire che fai cose tipo queste che ha fatto OnePlus. Se tu sei invece politically correct e fai tutte cose, diciamo così, flat, non riesci a far uscire da un mercato veramente veramente molto saturo. Nel caso di OnePlus noi essenzialmente abbiamo preso smash phone, nel nostro caso noi distruggevamo il nostro telefono e quindi non il telefono di altri, ovviamente la filosofia top di gamma al giusto prezzo. E devo dire anche un po' l'esclusività del fatto di poter prendere un telefono. Il telefono non può essere per tutti, il telefono deve essere all'inizio, per creare una tua fanbase, deve essere un telefono che ti deve regalare un'esperienza utente unica, quindi il fatto di sentirti esclusivo. Dopodiché, nella mia visione, lo smartphone deve diventare una cosa, uno smartphone top di gamma, a giusto prezzo, deve diventare quasi un diritto per tutti. Addirittura io credo che fra 5 anni lo smartphone debba essere gratis. È talmente indispensabile per una persona che potrebbe diventare gratis, come facendo in modo che aziende come la mia possano andare a fornire del contenuto monetizzabile. Quindi vuol dire che non è più il telefono che ti dà possibilità di monetizzare, ma il contenuto che tu ci metti dentro o quello che il telefono ti permette di fare. E questo è uno dei nostri obiettivi. Detto questo, anche noi abbiamo ricevuto un sacco di critiche perché sappiamo benissimo di essere stati politicamente scorretti. Anche oggi siamo usciti con 300
device politicamente scorretti, ripeto, vuol dire sì, siamo certo, stati no. Non convenzionali, no? Si dice politicamente scorretti, cosa, certo. No, ci avete zanzato, no, vuol dire non convenzionali. Anche oggi noi siamo usciti con 300 device, abbiamo avuto 20.000 preordini, diciamo che le case history sulla tecnologia sono molto chiare, per cui con 20.000 preordini rispetto a questa tipologia di preordine si pensa possa ordinare nel giro di una settimana circa un 20-25% di chi ha preordinato. Noi abbiamo avuto invece un afflusso di parecchie migliaia di utenti, decine di migliaia di utenti, e un interesse pari a una forbice 5.000-10.000 di ipotetiche vendite. A questo proposito, scusa se ti interrompo, sarebbe anche carino magari provare a chiarificare la questione dei 300 prodotti, 300 pezzi per giorno, sì. Perché quello che ci siamo un po' chiesti è da 300 per giorno, quindi vuol dire che le 15.000 dureranno, le 15.000 iniziali dureranno un po', sì. Nello stesso tempo però se si aumenta si rischia comunque di far comprare agli utenti, far acquistare un prodotto completamente a scatola chiusa, al di là dei video, di qualcosa che è stato visto ovviamente nella campagna di marketing, perché finiscono prima che appunto si riesca ad avere la recensione. Noi avevamo pensato, perché adesso siamo in un momento, mentre stiamo facendo questa intervista, devo dire che ho altre 1800 domande nella testa, noi avevamo pensato di fare durante la settimana, per cui dal lunedì al venerdì 300 pezzi al giorno, il weekend 500 pezzi al giorno, per diciamo creare un happening, così poter arrivare circa in una rosa previsione la nostra 10k in un mese. Oggi potevamo vendere 10k in un giorno. Nessuno in Italia ha una capacità, nessuno o quasi nessuno ha una capacità, non dico tanto produttiva, perché produzione possiamo tranquillamente produrre migliaia di pezzi anche al giorno, ma problema di distribuzione, cioè distribuire 10k di telefoni in due giorni, in tre giorni, in una settimana diventa complesso, almeno per un'azienda. Quindi c'è anche nostra. La possibilità che questi 300 diventino sì. Qualcosa quindi in più. Noi diciamo c'è anche la possibilità di, se mettiamo le vendite per diciamo vendite aperte a tutti, che uno che ha ordinato il telefono oggi lo possa ricevere tra 30 giorni. Questa è una cosa che assolutamente noi non volevamo, e abbiamo preferito mettere 300 pezzi al giorno per essere sicuri che queste 300 persone dall'1 agosto possano avere il telefono. Poi in tanti si sono arrabbiati, ovviamente, sì, neanche noi ci aspettavamo 2-3.000 contemporaneità sul carrello, e per cui stiamo capendo che cosa fare e ci stiamo muovendo di conseguenza. Infatti, in queste ore, certo. Dopo questa intervista sapremo che cosa fare, speriamo. Ok, quindi comunque rassicurazione. Ah, invece sulla questione che non avete visto il telefono, io sono un malato di tecnologia e sono uno che diciamo usufruisce e fruisce di tecnologia. Per esempio, vi faccio un esempio, Kickstarter, che è una cosa che amo molto. Su Kickstarter, in America o nel resto del mondo, la gente finanzia progetti che non ha mai visto. Sì. Allora, c'è un progetto, quello dello Smart Ring, non so se l'avete visto, sì. È un progetto che ha ricevuto milioni di euro e esiste un video totalmente fake di questo progetto. Quindi vuol dire che c'è, nel resto del mondo c'è anche gente che in qualche modo dà soldi ad un progetto che non ha mai visto. Non è il nostro caso, il nostro telefono l'avete quasi visto in tutte le sue forme, manca un hands-on fatto da un recensore, questa è una cosa che manca. E questa sì, è una o cosa anche un hands-on sì, interno. Fatto da noi. Già ieri abbiamo incominciato a farlo sentire, una cosa che non avevamo mai fatto prima, non abbiamo ancora fatto una telefonata, la faremo, però abbiamo già fatto alcune cose. Nel resto, nel panorama degli smartphone, ci sono degli smartphone che vanno in vendita senza mai essere visti. Ci sono, ne è uscito uno proprio due o tre giorni fa, adesso senza fare i nomi, di uno smartphone apparentemente anche probabilmente interessante. Io non, sì, poi vabbè, dipende un po' dalle sì. case, dai brand, nel senso che se c'è un Sony... magari uno lo può comprare a scatola chiusa, un Sony, un Samsung, ovviamente, eccetera. Ovviamente perché sanno, hanno una storia. Sanno già. Nel nostro caso, noi stiamo cercando di raccontarvi tutto il progetto step by step. Lo sappiamo che probabilmente sarebbe giusto fare una recensione, più che altro fatta da un giornalista o anche da persone normali. Per esempio, ero in spiaggia a Otranto, ho incontrato un ragazzo che ha provato il telefono, quindi ero lì che pistolavo, per cui si è messo lì a provarlo, poi ha scritto quello che pensava, nel bene e nel male ha scritto quello che pensava. Per cui ci piacerebbe avere questo tipo di recensione, e queste succederanno a breve. L'unico appunto dubbio, che tra l'altro non è che ora sto io a sollevarlo, sì. Ma è una cosa un po' sì, che abbiamo letto dai commenti, è i preordini, comunque, no scusa, gli ordini che sono partiti da oggi, comunque andranno avanti per una settimana,
prima che qualcuno possa avere una prova tangibile. Ecco, magari gli utenti si aspetterebbero anche un endzone interno, non una recensione per forza, ma qualcosa in cui viene questo mostrato il device in modo un pochino più approfondito. Questo lo faremo, infatti questa è una roba che già io volevo fare oggi, poi siamo andati lunghi, abbiamo finito le 4 di notte di lavorare ieri, per cui abbiamo delle priorità e diciamo questo endzone non è stato le nostre priorità, ma adesso, certo, adesso accadrà assolutissimamente. Va bene. E passiamo a un'altra domanda sulla questione mercato etico, prezzo, sì, contenuto, 299 euro. Parliamo però del prezzo, del costo di produzione dello, okay, smartphone. Ci avete detto che avrà un costo non IVATO di 225 euro, sì, però non abbiamo visto delle prove tangibili, il costo dei componenti. Cioè, è stata, diciamo, una parola tua nel video in cui hai detto sì, sono 275, però è chiaro che anche Samsung potrebbe venirmi a dire no, guarda che il Galaxy S6 costa 150 dollari. Quindi allora, se, la mia domanda è se avete intenzione comunque di rendere pubblico qualcosa in, sì, più che sicuramente ovviamente non possiamo rendere pubblico il pezzo del singolo componente per una questione di rapporto tra la nostra azienda e l'azienda che produce quel singolo componente. Ti faccio un esempio, l'azienda che produce il nostro display, che ha un costo molto elevato, sicuramente il costo più elevato del telefono, negli accordi che si hanno noi non possiamo raccontare il costo specifico di quella parte, è una roba che ci potrebbe mettere nei casini legalmente. Quello che possiamo fare è raccontarvi, diciamo, il costo di un insieme di componenti, per cui questo insieme di componenti costa questo, questo insieme di componenti costa quest'altro. Questa è una cosa che noi vorremmo fare assolutissimamente, anche perché ci sembra in linea con quello che poi abbiamo detto fino adesso. Sì, esatto. Il nostro costo, l'hai detto tu, è di 225 euro, tolto l'IVA, siamo in un paese dove la pressione fiscale la conosciamo molto bene, quindi arriviamo a 275 euro, mettiamo in vendita 299, abbiamo un guadagno circa di 25 euro scarsi. L'IVA che incassiamo ovviamente non la incassiamo noi, sì la incassiamo noi, ma la versiamo allo Stato. In tanti ci chiedono la nostra società di dov'è, la nostra società è italiana, quindi sottostà a tutte le leggi che, certo, riguardano l'Italia. Abbiamo una società italiana, come andate a controllare, siamo, per cui sottostiamo a tutte quelle che riguardano le leggi, che appunto un'azienda come la nostra deve rispettare nell'ambito della tecnologia e dello smartphone. Ok, bene. E a proposito sempre del prezzo, 20-24 euro di ricavo effettivamente da ogni pezzo venduto, sono effettivamente pochi rispetto ai rincari che siamo abituati a vedere appunto su smartphone, soprattutto i top di gamma, perché poi fascia bassa, fascia media, mm-hmm, alla fine negli ultimi due anni sono scese parecchio di prezzo, ora con circa 250 euro si può prendere da uno smartphone di tutto rispetto, non, sì, come un paio di anni fa. Pensate poi successivamente di andare a ritoccare questi prezzi, in qualche modo cercare di aumentare i vostri ricavi, oppure, e questa quindi si tradurrebbe come una sorta di campagna promozionale per il rancio, oppure pensate di mantenere No, addirittura quello che ti ho detto prima è la cosa che penso, io vorrei addirittura farlo pagare sempre di meno il telefono. Questo perché ho capito che potendo utilizzare il telefono come device che può dare dei contenuti ai nostri utenti, noi possiamo andare veramente a generare soldi su questi contenuti. Ti faccio un esempio, noi abbiamo scoperto che i nostri contenuti, quelli che mettiamo sui nostri portali, sul nostro sito, verticali che riguardano i nostri device, la nostra tecnologia, quindi i nostri smartphone, sono visti, cliccati e colpiscono circa 500.000 di persone al giorno. Al giorno d'oggi, ti ripeto, questi contenuti sono verticali sullo smartphone, quindi tanti di questi contenuti non generano affetto a tutti gli utenti. Sono utenti che magari non gliene frega niente degli smartphone o non gliene frega niente di tecnologia o ci capitano per caso, perché comunque li pushiamo molto bene sui social. Pensa se noi avessimo presente sul mercato da settembre un nostro media. Il nostro media cosa vuol dire? Un nuovo media, prova a pensare a un nuovo media. Un media che sulla piattaforma più importante al mondo, che è internet, possa unire i media più famosi del mondo, che è la radio, la televisione e il magazine. Questo media è fatto interamente da noi,
da persone che assumiamo noi, da ragazzi giovanissimi. Questo media genererà visualizzazioni, perché ovviamente se noi lo mettiamo sul nostro portale che fa circa 20.000 utenti unici al giorno, con picchi, oggi abbiamo avuto picchi, oggi faremo sicuramente 50-60.000 utenti unici al giorno. Prova a pensare se tutti questi utenti nella loro esperienza utente nel sito vanno anche a vedere questo nuovo media. Prova a pensare che distribuiamo 120.000 device in un anno in un paese. Questi 120.000 device hanno nativamente un'applicazione che è appunto questo nuovo media. Prova a pensare che cosa succede. Succede che si genera un sacco di visualizzazioni, quindi vuol dire che noi possiamo monetizzare anche da quel contenuto. Quindi vuol dire che potremmo far pagare lo smartphone di meno. Prova a pensare a questa cosa replicata per N cose. Fai finta che io domani mi accordo con Auchan, mi accordo con Agip, mi accordo con McDonald's, mi accordo con questo, mi accordo con quell'altro, che le persone che hanno in mano il nostro smartphone possono andare all'Agip al posto di pagare la benzina 1 punto, 2 punto a secondo dei momenti, la pagano XY. Prova a pensare se vanno al supermercato, al posto di pagare i prodotti 2,50 euro lo pagano 1,50. Tutto questo genera denaro, quindi vuol dire che i vari player esterni sono interessati ad avere a che fare con noi, perché noi abbiamo gli utenti, e dall'altra parte noi possiamo dare agli utenti un telefono che paradossalmente costa sempre di meno. Quindi la nostra filosofia, abbiamo citato OnePlus, non sarà simile a quella di OnePlus. Sì, no, infatti, tra l'altro, questa, secondo me, questa cosa che hai appena detto, almeno per quanto mi riguarda, è molto chiarificatrice, nel senso che dai video, me li sono studiati bene, come avete preparato. Comunque era emersa la volontà comunque di fare uno smartphone, va bene, poi condito con magari accessori, altri prodotti tecnologici, eccetera, però non si poteva captare questo ampio respiro sul quale poi effettivamente andare a ricavare, a fare guadagni, perché la gente, non solo io, si domandava, ma qua non c'è nessuno che fa niente per niente, una onlus non si mette a fare smartphone. Tu fai conto che noi abbiamo una startup italiana che si chiama Stone Expositioning, startup, dicesi azienda che esiste da meno di 5 anni, che fattura 40 milioni di euro all'anno in questo paese, cioè ha l'headquarter in questo paese e poi genera fatturato in tutto il mondo, scusatemi. E questo per quanto riguarda la storia di Davide. Dall'altra parte c'è la mia storia, quindi siamo comunque due entità che possono gestire un capitale e investirlo come vogliono. Quindi nella nostra visione c'è anche un investimento dove non c'è un ritorno immediato. Ovviamente sarebbe stato più semplice per noi vendere il telefono a 400 euro, certo. 350 euro. L'abbiamo fatto perché crediamo appunto in questa eticità. Stride un po' e fa ridere la parola etico. Tante critiche anche sono state fatte proprio su questo, sul termine etico, che un po' andava a richiamare anche una certa dose di, come dire, di retorica, magari nei video in cui si parlava non tanto dello smartphone ma dei sogni, eccetera. Tutte cose che da una parte sono apprezzate, da un certo tipo di pubblico sono apprezzate, da altri invece lasciano un po' il tempo che trovano, tipo gli appassionati che dicono: ma a me non me ne frega niente, diciamo, quello che mi racconta Francesco, io voglio uno smartphone. Diciamo che noi stiamo cercando di essere uno smartphone che possa prendere un target sempre più ampio, per cui dobbiamo assecondare tutti quelli che sono i nostri vari target. Utilizziamo la parola etica per intendere un nostro modus operandi in questa tipologia di mercato. Cioè, questa tipologia di mercato dove un telefono costa produrlo 200 euro, lo vendi a 800, noi abbiamo deciso invece di raccontarti quanto costa produrlo e quanto lo vogliamo vendere, e addirittura vorremmo raccontare anche il nostro markup dove andiamo a investirlo. Per cui questa per noi, dicesi, è una questione etica. Sta di fatto, ovviamente, di etico in questo mondo non esiste più niente, però diciamo così, abbiamo un modus operandi chiaro e limpido di quello che stiamo facendo. Cerchiamo almeno di poterlo, vero? Poi logico, se mi chiedi il prezzo del singolo componente, anche per noi è impossibile darlo. Sì, okay. Magari però qualche informazione in più la darete, questo metterà a tacere comunque alcune critiche, alcune voci che, devo dire, certe volte sono una cosa positiva, perché dimostra che comunque la community, noi lo diciamo anche per esperienza, nel senso che col blog comunque ci capita magari di ricevere critiche anche, e sappiamo che gli utenti lo fanno tante volte perché sono appassionati al progetto. D'altra parte l'Italia è sicuramente un paese non facile da questo punto di vista, perché sono tutti ingegneri, tutti arbitri, tutti allenatori, eccetera. Guarda, e quindi diciamo che
C'è una frase che dice: nel momento di cambiamento c'è chi alza dei muri grandi e chi mulini a vento. Cioè, sono, diciamo, due filosofie completamente diverse. Io, se, quando sento qualcosa di nuovo, quando vedo qualcosa di nuovo, sono lì subito per cercare di respirare questa roba. Quando vedo un giovane che ha successo, godo con lui. Invece ci sono altri che, all'opposto, quando succede questa cosa, alzano grandi mura perché non vogliono assolutamente avere a che fare con qualcosa di diverso rispetto a quello che in qualche modo hanno in mano, però di fatto credo che l'eter's gonna eat, quindi insomma Oggi esce lo SMA, oggi verrà poi, sono aperti i preordini, tra una settimana poi verrà spedito e sì, quindi poi vediamo cosa, ma anche lì succederà di tutto, di più, vedrai sicuramente. Dynasty, è infinita questa fiction. Ok, parliamo ancora, questa è la penultima domanda, poi l'ultima anche per la conclusione, del software invece di questo device. Software importante perché abbiamo visto OnePlus, di nuovo lo ritiriamo in ballo, non perché vogliamo fare pubblicità a OnePlus, anzi no. Esatto. Il software ciaOS, noi sappiamo che nel 2013 Davide Erba aveva finanziato in modo cospicuo, 1,5 milioni di euro, un software StoneX OS, chiamato anche Camaleonte, no? E quindi magari ci aspettavamo effettivamente che venisse ripreso questo software. Siamo rimasti colpiti invece dall'introduzione di un software completamente diverso, ciaOS, e per gli addetti ai lavori, che per alcuni aspetti lascia un po' perplesso, perché Android Stock, non che Android Stock sia Android puro, sia un problema, però sicuramente diciamo che i brand famosi sono avanti sul software, nel senso che riescono a tirare Sì. fuori soluzioni interessanti, da un'applicazione di backup a qualche funzione esclusiva. Guarda, allora, ovviamente quello che abbiamo fatto vedere noi fino adesso riguarda una piccola parte di quello che andrà a fare ciaOS sul nostro device, diciamo una parte dedicata alle cose, diciamo, visive e uditive del telefono, per cui tutto quello che riguarda l'icone verrà rifatto. Già oggi, mi sembra, o ieri abbiamo pubblicato una foto con il rifacimento di tutte le icone. Sì, In quel davvero. caso la nostra filosofia è stata tenere le icone che ci piacevano comunque, che erano quelle, chiamiamole così, stock, e unire l'estrema modernità e tecnologia dello smartphone a invece una cosa totalmente poetica come il disegno a matita. Siamo partiti dal ridisegnare a matita tutte le icone, prima erano solo a matita, dopo le abbiamo colorate di Blue Line, poi non ci piacevano ancora, adesso le abbiamo colorate esattamente come sono originali, ma rifatte tutte a matita. Tutta la parte uditiva, perché abbiamo praticamente rifatto tutto quello che riguarda il sound design del telefono, per cui ci sono tutti i suoni nativi di nostra proprietà e solo esclusivamente è, diciamo, ringtone, chiamiamoli così, anche se sono un po' sfigato come nome, ringtone, mi piacerebbe chiamarli Sì, canzoni, ormai. sì, canzoni, tutte totalmente nuove. Questo abbiamo seguito il filo della musica elettronica, per cui abbiamo messo canzoni dubstep, trapstep, trap, trip hop, moonbaton, e di tutto di più. E poi, andando ancora più internamente, rispetto a quello che hai detto tu, per cui ci saranno sicuramente degli applicativi nativi, che ovviamente Ci saranno verranno. fin dal lancio, fin No, dall'inizio. no, no, all'inizio noi abbiamo detto che, diciamo, la personalizzazione ciaOS era semplice, era una prima sfumatura. Abbiamo inserito ragazzi di AziRom con noi Sì, abbiamo visto ieri la notizia. a lavorare, per cui stiamo sicuramente cercando di implementare sempre di più questo ciaOS. Cercheremo di fare, due aggiornamenti al mese. Speriamo di poterli fare due aggiornamenti al mese, e sì, ci saranno delle gesture ovviamente, per quanto riguarda la prima Quindi edizione di come StoneX One. tempi, diciamo che nell'estate comunque si riceveranno già degli aggiornamenti che Sicuramente, porteranno nuove ci saranno funzionalità. delle gesture, diciamo, simpatiche. Adesso ci stiamo lavorando, alcune le abbiamo già finite, però insomma Niente vacanza per Vanni, via. ma no, 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 questo, la vacanza non esiste più da tempo, purtroppo, Ormai o per l'avete scelta fortuna. quest'estate Sì, di sì, saltarla. sì, 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 sì. Bene. Allora direi di arrivare verso la conclusione. È uscito proprio recentissimamente Meizu MX5, un device interessante, cinese totalmente, nell'hardware e nel software soprattutto. E quindi ti chiediamo, siccome comunque è un prodotto molto, molto valido e comunque con una certa tradizione, Meizu,
Per quale motivo gli utenti, i nostri utenti, dovrebbero preferire Stone X1 rispetto ad un Meizu MX5, ad esempio? Lo prendo per esempio perché sì. ha una scheda tecnica praticamente molto simile. Sì, molto simile al processore. Insomma, insomma gli aspetti principali sono lì. Allora, sicuramente è un buonissimo device. Diciamo che non ho avuto la possibilità di provarlo in maniera profonda, per cui non ti so dire esattamente tutti i pro e tutti i contro, però una cosa su cui sicuramente noi vogliamo puntare assolutissimamente è il rapporto con i nostri clienti. Ovviamente non dico che una casa come Meizu o tante altre case cinesi non abbiano rapporti con i clienti italiani, perché non vogliono, perché gli viene impossibile e perché diventerebbe per loro molto dispendioso. Noi invece, stando a disposizione sul territorio italiano, possiamo sicuramente avere un rapporto con i nostri acquirenti molto stretto. Questo cosa vuol dire? Per qualsiasi problematica, che sia una problematica diciamo non profonda, quindi non una problematica grave, fino andando alle problematiche gravi che può avere il vostro smartphone, noi abbiamo possibilità sicuramente di potervi dare qualsiasi tipo di assistenza. La nostra assistenza, diciamo, principale è pick up e ritorno, quindi veniamo direttamente a prendere il telefono in casa vostra, lo aggiustiamo e ve lo riportiamo. Questo è quasi impossibile per la maggior parte delle case cinesi, se non delle case veramente importanti, per esempio Xiaomi non è neanche presente nel mercato europeo, per cui i telefoni che voi prendete, quindi sostanzialmente Xiaomi, si punta sul fatto che StoneX è italiana, la parte di assistenza, noi abbiamo questa parte che è molto importante, e dopodiché è l'esperienza utente che sarà importantissima. Cioè sul nostro device cercheremo di mettere l'esempio che ti ho detto prima di questo nuovo media, partirà a settembre, cercheremo di mettere delle cose che possono aumentare l'esperienza utente e renderla veramente veramente unica. Ma che di fatto poi alla fine è la cosa che conta sugli smartphone, che bene o male si assomigliano. Ovviamente. Parliamoci chiaro, se uno smartphone di buona qualità dalla fascia media in su, comunque le cose che deve fare le fa abbastanza bene, quindi sì, l'esperienza per cui sarà importante. Al giorno d'oggi, per esempio, io sono comunque un affezionato ad alcuni marchi e mi accorgo che non compro il nuovo modello perché ci credo veramente, lo compro perché ormai la mia esperienza utente mi ha portato a dire è inutile che io ne prendo un altro, perché dopo devo cambiare qualsiasi cosa che ho dentro casa mia, per cui divento matto. E se ci pensi, questa cosa è un po' un paradosso, diciamo, uno dovrebbe comprare una cosa per la prestazione che dà, non tanto perché è meno sbattimento rispetto a comprare un altro, però ovviamente l'esperienza utente è molto molto importante. Vi ringrazio. Va bene, grazie per la disponibilità. Ciao, ragazzi. Siete stati troppo bravi, ragazzi. La prossima volta, per favore, molto più cattivi. Grazie.